l'uomo più cercato di Parma. Che cosa ci può dire? Oh ragazzi, non spingete però. No, l'uomo più richiesto a Parma degli ultimi tempi, anzi infatti, della storia di Parma. Ha telefonato anche Tevez e Morata, erano arrabbiati. Perché? Perché loro hanno segnato, dice non ha parlato nessuno. Lei fa casino, dice ne parlano tutti per 15 giorni consecutivi. È venuto qui con un piano da presentare al sindaco? Sì, ma ce l'abbiamo già il piano. Piano finanziario? Abbiamo tutto un piano. I soldi? I soldi arrivano. Da chi? Quando? Nei prossimi giorni. Ma di chi sono questi? Quanti ne hai già tirati? Sono degli sponsor. Ma è preoccupante. Niente. Siamo sponsor italiani e stranieri. Mi fate passare. Mi fate passare. Mi preoccupato per quello che può. Siamo sicuri che la squadra non gioca. Deciso tutto. Ma lo sai che non sono le condizioni economiche. Non è questo. Il capitano della squadra che ha comprato è meglio non giocare. Domani lo sapete perché non gioca, lo diranno loro, no? Se non gioca. Hanno detto che non ci sono le condizioni. Che cosa ha detto? Lei pensa che cosa pensa? Pensa che gioca la squadra? Io penso di sì. Sì, ma lo ha annunciato Lucarelli, il capitano. Ha detto che non andiamo a Genova. Avrà le sue giustificazioni, se lo dirà adesso. Ma lei ha parlato della squadra? Ieri sì, anche oggi. Ma dove la trova la cosa gli hanno detto i giocatori? Manetti, come fa? Perché deve essere aggiungato. Beh, con questi che gli danno dietro, ha promesso di portare i soldi per il Parma, sta fallendo, stanno portando via le pagine, i computer. Sono stato io a farle portare lì. Non lo so, però se l'è comprata lei. Quando andrà in procura? Quando andrà in procura? Guarda a pensarci e poi me lo dite. Quando andrà in procura? Attenzione, in prossimo giorno. Inizio settimana prossima? Si voleva andare oggi, ma non è possibile. Perché non è possibile? Perché non avevamo tutto pronto. Cioè tutti i soldi pronti non c'erano? No. Tinto le spalle, ragazzi. Rischia di essere dichiarato fallito in Italia. Non deve scoprire cariche. Il paletto. Penso che a 40 anni lo fa. Ma è normale comprare una squadra di Serie A un euro? Ma chi l'ha detto un euro? È vero o no? Lo smentisce? Non è vero. A quanto l'ha pagato il Parma? Non lo posso dire. Quindi c'è un patto di riserva. Un'operazione di trasparenza. Qua c'è un patto. C'è una città da 200.000 abitanti che perde la sua squadra di Serie A con 100 anni di storia. Danni, tirati sulla gente. È preoccupato. Guardate l'ingresso. Ma è colpa di chi? No, è convinto di smentire. Non lo so di che cosa. È convinto di smentire. Sono 20 giorni e ti credi di essere? Vabbè, se entro dentro le luci. No, vabbè, bene. Anch'io, Gianni. Non davanti agli occhi. Presidente, cosa c'è nella busta? Presidente, si gira appena?